Come stai fisicamente? No, fisicamente è abbastanza bene, ho preso un paio, tre, quattro botte, diciamo che sono uscito perché poi c'è anche un'altra partita mercoledì, insomma, bisogna Ma eri anche. affaticato? Ero molto Saresti. affaticato, Sì. sì. Perché si è discusso molto dei cambi di Pioli, per questo che te lo chiediamo. Allora, Ramirez doveva uscire. Diamanti ha faticato. Io forse non l'avrei fatto uscire, però ha faticato. Quindi vota Pioli 5. Ma dove? Ma in che film? Il 6 meno che ti ha dato il CIV lo condividi? Che voto ti saresti dato ieri per la tua prestazione, visto che sei entrato mentre il Guarda, ti CIV. premetto No, una ti cosa. premetto che al CIV non bisogna rispondere, mi hanno detto, Esatto, perché comanda lui. Ma Quindi, bravo, chi è che ti ha comunque, ostruito? Mi hanno detto vai lì, però al CIV non rispondo, quindi anche se. tre giornali, io ho letto quattro giornali. Sì, oggi solo quattro. Tre gli hanno dato 6 e uno 5,5. Se facciamo una media è 5,8, quindi io sono E stato sei largo. meno, dai. Allora, premesso che al CIV non si può replicare, Sì. però va bene, sei meno, quindi sì, assolutamente. Premesso che io fortunatamente non leggo i giornali, dico che in parole povere ci sta perché io sinceramente ieri ho fatto una partita molto pensato molto più alla fase difensiva e forse un po' meno alla fase offensiva, però io penso che in un campo come Genova noi abbiamo fatto una prestazione importante, la squadra importante e io dicevo ieri come compagni che se venivamo via col pareggio non eravamo contenti, quindi questa è la considerazione che abbiamo fatto noi. Sì, perché di occasioni da gol ne avete avute comunque, insomma. Poi, vabbè, adesso Io senza entrare penso. nel discorso arbitro, parliamo solo di calcio giocato. Avete No, avuto. secondo me non ne hanno avute, se le sono Io costruite. penso che abbiamo Se le sono sofferto un po' al primo costruite. tempo, ma se noi andiamo a Genova e pensiamo di non soffrire a Genova, saremo una squadra presuntuosa. Penso che sapevamo di soffrire un po', abbiamo sofferto, però abbiamo fatto 3-4 occasioni anche il primo tempo, tra cui Ramirez un paio di tiri, tra cui Di Vaio sulla palla mia che è davanti al portiere, che non è arrivato. Sì, quello Mi sì, si è scordato, vedi? Sì, poi Penso che il secondo tempo una palla abbiamo fatto la partita noi dal primo al 42esimo, quando ha fatto gol loro. Però io ti pregherei se riusciamo prestino a vedere quell'episodio da Subito, Moviola. Ecco subito, perché subito. è quello che tutti a Bologna si Vorrei aspettano. tanto capire se dal campo voi avete avuto la percezione del fuorigioco, se vi sembrava irregolare, perché non ci sono state molte proteste da parte vostra, tiepide, cioè di solito quando c'è il senso dell'ingiustizia si corre dall'arbitro, invece ieri un po' tiepida la protesta del Bologna. Partiamo dal fatto che anche se protesti in campo ora come ora è anche peggio. Quindi noi sapevamo che ci avevano detto che il primo gol era fuori gioco, l'abbiamo detto all'arbitro, l'arbitro chiaramente non ha avuto reazioni. Io più che fuori gioco sono arrabbiato un po' Per il per il rigore. rigore e per tutto l'arbitraggio che mezzo e mezzo era sempre per loro. E l'arbitraggio deve essere lineare perché No, dei no, no. falletti che poteva darci sono importanti e noi non li abbiamo avuti. E non è la prima volta nelle ultime partite. No, no, anzi, beh, Io quella del Milan è dietro l'angolo, insomma. penso che la linea del presidente e del mister che si stanno comportando da signori sia forse sbagliata perché questa è una giungla e qui ti devi lamentare come si lamentano tutti. Ma nelle Riusciamo. sedi opportune o pubblicamente? Queste Perché. saranno, ci penseranno loro. No, e Questo. ti spiego il perché non puoi farlo. Al presidente dell'AIA se vai ti fulmina perché odia il Bologna, Nicchi. Quindi non puoi andare dal presidente dell'AIA. Se vai da Petrucci non ti apre la porta, se vai da Abete non ti apre la porta, se vai dal presidente della Lega come non andare. E da Quindi Braschi? Braschi è un tipo incazzoso, Mio amico Braschi, quindi, è un tuo amico? Bene, sì. vedo che ti sta dando una No, mano, no? Si altoatese vede. no. E Nicchi di Allora, Arezzo invece, no?
Sì. Micchi, altro Toscano, era tutta un'altra storia. Allora, il Cine l'ha invocato, lo possiamo rivedere nei nostri monitor per bene con tutti i replay, questo famoso gol che in presa diretta tutti abbiamo urlato allo scandalo. Era molto vicino al palo, Marco Rocci. Cioè, anche vicino... nei monitor piccoli, se è possibile, chiedo alla regia, così abbiamo una visuale migliore. Grazie. Ecco, qui appunto dal campo, tutti, anche il telecronista di Sky, ho sentito oggi, ha detto: no, ma fuori io ho gioco, bisogno di gioco. Vederlo in moviola. Ecco, adesso c'è il replay. Però allora, sì, Marco Rossi è in fuorigioco. Fermi, intanto c'è uno, il 7, che è Rossi, quello che fa Rossi, che è quello che fa gol. È in offside, però netto. Ecco, che è passivo in questo caso, passivo, ma diventa attivo quando gli arriva però la palla. Però sai, passivo, il signor Gillet, chi mi impedisce di pensare che abbia guardato anche a Rossi? Però va su quell'altro, andiamo avanti, andiamo, era già in offside, passivo, esatto. Passivo. Secondo me è quello il rinvio. Oh, fermi, fermi. E non è fuori gioco, no, questo. È dietro. È dietro. Ma non è fuori gioco. È dietro la linea della palla. Come? È dietro la linea della palla. No. Da regolamento no. Ma state scherzando. Come non lo so. Ma ci devono essere due giocatori. No, se la palla è... Se il ma neanche è dietro... per idea. Che nel corner, in presa diretta questo è fuori gioco tutta la vita. Ci vogliono 20 replay per guardare... Su... Cioè io non ci credo che il guardalinea ha visto che Marco Rossi è un centimetro dietro. Guarda, purtroppo, secondo me purtroppo, se tu tracci una linea parallela a quella di fondo, il pallone è avanti rispetto alla posizione dei Rossi. No, no, è impreparato. No, io penso che con gli arbitri non ci vuole. Io penso che per un guardaline che deve decidere una frazione di secondo, questa è una cosa molto difficile. Il guardaline a Genova ha detto buono, a Genova, a Bologna. Sì, chissà poi dov'era il guardaline. Il guardaline non ha guardato che la palla era più avanti rispetto a questo. È un altro discorso. Perché addio. È impossibile, lo capisci solo fermando l'immagine. Certo. Quindi lui l'ha dato buono, poi ha avuto la fortuna che... Sai cosa si fa a Genova? Si dice buono, buono, 1-0 per il Genova, andiamo. Nella pausa magari Alessandro chiama Braschi, sentiamo cosa... No, no, sto scherzando, però voglio dire... Perché è tecnica la cosa, è anche un po' tecnica, adesso dalle immagini riusciamo a vedere poco, non abbiamo il moviolone di Biscardi che tirava le parallele. Però se ci fossero abbiamo visto... Va bene, allora vogliamo dire sfighe e penalizzazioni. Ok, vediamo il rigore, che invece è quello che ha fatto più arrabbiare i giocatori, perché l'avete visto da vicino. Era sull'azione in cui Jimenez tira in porta, c'è la parata di Frey e viene messo giù Conè in modo evidente. Tra l'altro Moretti già ammonito, era da rosso a questo punto, perché, doppia ammonizione. Perché lo anticipa, fa il tocco. No, proprio la palla proprio non la guarda neanche. L'hanno procurato, rigore. Sì. Poi un difensore che atterra, un giocatore spara alla porta così deve fare parecchi corsi di recupero. È un po' strano, però sì. È arrivato in ritardo perché Conè gli ha preso il tempo un attimo e gli ha toccato la palla. Questo è rigore? Questo è rigore netto. Questo è rigore. E questo l'avete visto bene anche dal campo. Tutti dicono che Conè non ha protestato. Conè non ha protestato perché era convinto che... Che fischio. Anche... No, a protestare. Vabbè. C'era convinto avesse dato rigore. Poi quando si è alzato ha visto che non c'era, non ci credeva. Vabbè. Insomma, è la seconda partita, questo è un dato di fatto, in cui il Bologna ha qualche... Comunque il 75 protesta. Crespo? Sì. È sbagliato protestare. Certo, perché... è sbagliato. Poi io sono stato fortunatamente in Inghilterra e protestare non esiste là. Quindi io penso che protestare, forse in Italia c'è un po' il culto di protestare, perché forse dice quella dopo si ricorda di quella prima. Ma anche durante la partita magari inizia a protestare già fino all'inizio, a fare un po' di pressione, l'arbitro. È un classico atteggiamento. Speri nella compensazione italiano. Insomma. Sì, dice... sì, insomma, dura 90 minuti la partita, quindi insomma si inizia a rompere le scatole un po' fino all'inizio. Questo è un po'... Ma in Inghilterra dopo una partita così si sarebbero viste tutte queste moviole? In Inghilterra non esiste nei giornali né televisioni. Niente. Quindi e nessuno avrebbe protestato né dopo la partita e né forse neanche in quel momento. In Inghilterra lui ha giocato a Londra, ci sono i tabloid, ma i tabloid si occupano di scandali, di giocatori che bevono, che vanno a donne. È vero. Quindi bisogna essere giornalisti di cronaca rosa per seguire il calcio. È vero, non parlano di calcio giocato. Sono altri fuori gioco là, insomma, gli offside fuori dal campo. No, lì comunque, insomma, nel complesso tu dici due punti persi. Tre punti persi, anzi, scusa, non uno. Cioè, il Bologna, per la prestazione fatta, meritava addirittura più del pareggio. Dico che siamo molto rammaricati e non vediamo l'ora di giocare mercoledì sera. Dove ti piace giocare di più, però, in campo? Io sono scontato, ma a me piace giocare dove mi mettono, perché non ho un ruolo che preferisco.
Ma c'è chi dice che partendo da esterno rendi di più, c'è chi dice che invece è meglio tra le linee, dietro alle punte. Non sono per chi c'è chi dice io. Ok. Sì, però se tu fai una squadra di 11 persone con degli amici, dove ti metti? Ci gioco in porta. Difesa, metto in difesa. Perché sono scarsi gli amici, ho capito, va bene. vabbè, per forza. Ci sta. No. Ad Haller nessuno ha mai detto una parola a Bologna, anche a Bulgarelli, perché Bulgarelli diceva a Bernardini, io so dove devo stare in campo. E vabbè, Bulgarelli era anche cerebrale, eccetera. Certo. Haller, che era un tipo alla Diamanti, migliore Haller, che discorso, vabbè, ma era un tipo alla Diamanti, nessuno gli ha mai detto una parola. Quei giocatori lì non gli devi dire nulla. A Del Piero cosa gli vai a dire? Però dici bene tu, quando ce ne sono due. Quando ce ne sono due, sì, sì, sì. Però è difficile. Perché Ramirez non so cosa vai a dire, perché tanto Ramirez fa i cavoli suoi. Ramirez non dà retta a nessuno, fa i cavoli suoi. Ma no, suoi. Non è vero, dai, ci va tutto. Mola. Ha marcato Pinto, mola. Sì, tempo. Bella roba. Cioè, non ha fatto i cavoli suoi, ha fatto quello che gli è stato chiesto di fare. Gli ha fatto in due sulla punizione, cosa vi dite? Perché a volte le batti lui, a volte le batti tu. A seconda del vostro giochino, no? Ora è il vostro giochino so che è il vostro giochino dei giornali. No, ma sono curiosità, Io e Ramirez avevamo un rapporto molto importante in campo e sia fuori come con tutti i compagni, quindi non c'è nessun problema. Se lui sente di calciare la punizione, la calcio lui, se no la calcio io. Se no c'è Morleo. Se no c'è Morleo, se no c'è Marco Di Vaio, se no chi la vuole calciare se la sente la calcia. In un gruppo è così. E poi di Ramirez volevo dire che Ramirez, una grande qualità di Ramirez è che lui ascolta tanto. E io a 20 anni non ascoltavo come lui. Non ero neanche forte come lui, e non ascoltavo neanche come lui le persone più esperte che mi danno dei consigli. Lui ascolta anche le persone più esperte, quindi non solo l'allenatore ma anche i compagni. È un valore aggiunto. Senti, in cosa voi vi assomigliate e in cosa siete diversi come caratteristiche, tu e Ramirez? Questo saprei, giochiamo da poco insieme, sicuramente lui è molto bravo di testa e fisico. Diciamo che io sono un po' più ignorante, un po' più grintoso, ma anche lui non manca. Cioè, sono tante cose che ci assomigliamo e sono forse poche le cose che non ci assomigliamo. Ma Ramirez non si fa il matto che si fa Diamanti. Certo. Sono due giocatori non poi così simili. Inoltre hanno una nascita calcistica troppo diversa. Ramirez ha 19 anni, già un talentino, eccetera. Questo ha conosciuto la Serie A a 24 anni, infatti. Quindi ha fatto una gavetta che non finiva più, che Ramirez non ha mai fatto. Quindi anche questo, cioè Ramirez ha avuto il pane imburrato subito, lui gli hanno fatto comprare lo starchino, la marmellata. Simpatico il cibo, Ti piace? Simpatico. Però mi ha detto che oggi fa un po' ruffiano perché sono qua, perché sennò sega. No, dipende da come uno gioca. Quindi. Dipende da come gioca, se giochi, hai giocato male per dire 5. No, è difficile che io 5 può malissimo, 5 può malissimo. Sì, vuol dire. No, lo schema su punizione l'ha inventato sul momento, vi siete messi d'accordo? No, è uno schema che proviamo. Ma non spesso, a Castel Debole non lo provate spesso. Quello lì, quello del gol. Perché ieri l'abbia chiesto a Pioli, ha detto no, purtroppo mi piacerebbe dire che era uno schema perché mi prenderei dei meriti. Debole l'ho visto. Ma invece è l'invenzione dei miei giocatori. Allora dov'è la verità? Sì, c'è venuta così. Ah, ecco. Allora era lontana per calciare e abbiamo pensato di fare stato. Ah, vi siete messi d'accordo lì? Poi è venuta anche perfetta, siete stati fortunati. Va bene. Lo schema era quello, la punizione col Milan invece, che hai fintato di cross, invece no? Sì, però non l'ha presa lui. Vabbè, quello si capiva. No, infatti era carino perché ieri Piola ha detto mi sarebbe piaciuto dire sì, è uno schema, così mi prendevo dei meriti. Hanno fatto tutto loro, quindi voi vi siete messi d'accordo. Di Vaio ti ha rubato il mestiere, il tacco gliel'avevi fatto bellissimo. Tu col Siena, il tacco subito. Bellissimo. Quello non era previsto il tacco, però insomma, quello vale. Un po' di invenzione, dai. Uno, due, loro tre, questo è il gol del trio, insomma. È il gol tutto trio discusso dell'attacco perché del Bologna, tutti e tre ci hanno messo del loro, bellissimo tra l'altro quel gol lì. Peccato che non sia servito di più. Allora, Alessandro, mercoledì siete già in forma per questa gara? Si pagherà la stanchezza? Hai visto la Roma ieri? La Roma ha giocato 5 ore dopo. Sì, 5 ore dopo, però ha vinto a Napoli, campo difficile, quindi è una Roma più galvanizzata, è una Roma... Io penso che sia la testa a far girare le gambe, 2, 5, 6 ore dopo è la solita cosa.
Noi siamo arrabbiati per la partita di ieri e sicuramente bisogna trasformare questa arrabbiatura mercoledì sera. È una partita difficile, e bisogna giocare al 100% con attenzione, con cattiveria, con agonismo, e facciamo il massimo che si può fare. È un Bologna comunque diverso nelle ultime settimane, adesso al di là dei risultati, è scattato qualcosa? È un Bologna che gioca meglio, che è più vivo, è vero questo? Io penso che c'è entrata una mentalità importante che da qui alla fine non mancherà più, che è il correre, il lottare, la grinta, andare su tutti i palloni al 100% e l'attenzione che a volte manca ancora, però noi vogliamo far questo sempre. E poi l'errore tecnico, l'errore tattico, è normale che siamo umani, non siamo macchine, sbagliamo e non siamo neanche dei campioni, però penso che noi il valore di cattiveria e grinta non mancherà in tutte le partite che andremo a affrontare. Parlando di te, Alessandro, com'è nata la trattativa per arrivare a Bologna? Era tutta estate che si sentiva Diamanti e Caracciolo a Bologna, tu avevi come primo obiettivo Bologna, hai avuto altre offerte, poi c'è stato un momento in cui sembrava che il Bologna avesse cambiato obiettivi. Come l'hai vissuta, insomma, questo trasferimento? Sinceramente io, dopo l'esperienza di Brescia, volevo chiudere con l'Italia. Ah. Perché ho avuto la fortuna di provare il calcio inglese, il calcio che poi all'estero è totalmente un altro calcio, io sarei tornato all'estero. Poi però ho saputo che c'era la possibilità di venire a Bologna tramite, non quando c'era Bagni, perché Bagni non mi avrebbe mai preso. Non credo. Piacevi a Bagni? Non credo, anche se il mister Bisoli spingeva tanto, non c'era intenzione di Bagni, non gli piacevo. Poi Bisoli fortunatamente se n'è andato, Bagni fortunatamente se n'è andato. E il mister Bisoli è riuscito con Zanzi a fare questo trasferimento. Io avevo qualcosa all'estero e stavo prendendo tempo, però ho detto, una piazza importante come Bologna, che ero stato vicino anche 5-6 anni fa, ho detto forse è destino che dovevo venirci. E come mai sei andato via dall'Inghilterra? Tu avevi un contratto lungo col West Ham, 5 anni? Sì. Sono andato via in Inghilterra, ho fatto forse uno dei più grossi sbagli della mia vita. È stata una tua scelta? È stata una mia scelta perché? È stata una mia scelta molto semplice, perché io ho cominciato l'interregionale, ho fatto il C-regionale, C2, C1, B, A, e ho detto Premier League, ho fatto un mese e ho fatto 8 gol in Premier League da centrocampista. Lì c'era Davide Lippi, c'era Marcello Lippi nazionale che mi seguiva, però non mi avrebbe mai preso perché considerava il campionato inglese un campionato di ubriachi. Detto così. Lui ti ha detto così? Sì, un campionato che non si poteva. No, come si dice? Non valutabile quasi. Non si poteva valutare le basi. È il migliore che c'è. Quindi ho detto voglio arrivare in nazionale, che poi è il sogno, certo, di quando comincia a giocare a pallone. Niente, ho avuto l'opportunità, sono cambiati i presidenti, ha mandato via Gianfranco Zola che era allenatore, sì, del West Ham, ha mandato via il direttore italiano, voleva fare piazza pulita, voleva mandare via tutte le persone che aveva portato il direttore. Però non è che alla fine io, era venuto Adam Grant, a me, per me stravedeva, e lui mi ha detto guarda, per me tu rimani qua giù, però io ho detto sono un po' fatto così. Il direttore del West Ham, che era Nani, è andato a Brescia, io avevo anche altre squadre molto migliori, però ho detto tu mi hai preso dalla Serie B, mi hai portato in Premier League, mi hai fatto un bel contratto, io sono riconoscente a te, vengo a Brescia. Quindi una scelta perché io sono fatto così, a parte che mi piace le sfide, poi io sono riconoscente perché penso che ci sia poche persone che questo mestiere dà una mano, e lui era forse il primo, dopo un'altra persona me l'aveva data. E invece di Bologna, scusa, dove saresti potuto andare? In Inghilterra, in Francia, in Spagna? Sì, in Inghilterra. Sempre in Inghilterra? Sì. Non a Londra? O a Londra? A Londra si poteva vedere, anche non a Londra, sì. Anche non a Londra? Sì. Ok, vabbè. Cioè, sapete, comunque sì. Quindi, sì. Comunque anche il sogno della maglia azzurra ha inciso. Ho avuto la fortuna che sono arrivato a Brescia e ho fatto Prandelli, mi ha chiamato subito. Poi per tante cose
non sono più tornato, però io sono qua, sono a giocare, prima cosa gioco per il Bologna, certo. E poi se me lo merito vado, se no sto a casa, è uguale. Comunque ci pensi ancora, ecco, è un no, obiettivo. Non è che ci penso, ma chi è che non ci pensa? Sarebbe, certo. Sarebbe da stupidi o sarebbe da... Cioè, ha le qualità per poterci pensare. Diciamo, non tutti, voglio dire, tutti ci possono pensare, però insomma c'è certo. Chi ha le qualità che... gli consentono, no? Un ritorno, giusto? Quanti anni hai tu, Alessandro? 28. Sono vecchio. No, perché vecchio per il calcio, sei nel pieno, no? Della... Sì. E Alino, vero, per tutti? Da sempre? Ti hanno sempre chiamato Alino? Dove? Sì. Da sempre? Mi hanno sempre chiamato Alino, sì. A Prato? Sì, cioè... perché Ale ero più piccolino, Gracilino, Ale piccolo, Alino. Gracilino, tant'è che Diamanti ha dovuto fare, cioè ha avuto un'altra sorta di, come dire... duello, si fa per dire, no? In quella posizione del campo a Empoli nella primavera, che giocava un certo Francesco Lodi. Sì. C'erano Lodi e Diamanti, vero o no? Mancino. Quelle sono cose diverse, secondo me, perché la società puntava su di lui e sì. chiaramente lui giocava, si allenava con la prima squadra e poi veniva a giocare in primavera, ma non se lo meritava, te lo garantisco. No, se lo meritava, però diceva anche, era l'Empoli di Cecconi, e diceva Cecconi che Diamanti comunque giocò, però in quel momento lì non era abbastanza forte fisicamente, sì, per poter fare qualcosa. Allora questo dualismo, poi alla fine Diamanti è andato a giocare all'attacco nella carriera e Lodi adesso fa centrocampista. Vi siete scambiati, no? Perché c'è più fisico lui ora. Sì, perché adesso c'è più fisico lui. Nel 2006-2007 tu giochi nel Prato, vieni a giocare a San Lazzaro, sì. Bocca a San Lazzaro Prato, vieni espulso dopo 20 minuti. No. Sì, no, ti io espulso? Sì, ti mandarono fuori. No. Sono sicuro, sono referto. Sbaglio. Sbagli. Ma se ce l'hai qua il referto, però è massimo. Ma c'era un osservatore a Prato, non c'era Vieri. Sbagli. Sì, c'era anche Vieri a Prato. Sì, dopo non accavaliamo i discorsi. Aspetta, finisci. Ma perché? Insomma, questo a cornice di quello che ti volevo chiedere, perché 5 anni fa non veniste a Bologna? Perché costavo troppo. E perché mi ricordo quell'amichevole come se fosse ieri, che fu fatta per me. In estate. Che c'era l'allenatore Bisoli che allenava, che ora è un mio amico, Guidi. Alessandro. Che noi vincevamo l'ex arbitro, no? Sì. È stato ex dirigente, sì, anche del Bologna. La partita in cui facesti il tunnel a Castellini. Che noi vincevamo 1-0 il primo tempo e Guidi faceva tutto per far pareggiare il Bologna. E io dissi, ho capito che hai fatto per me, ma a me non frega niente, fischia perché ti tiro la pallonata. E da lì ci fu la storia che lui non mi ha voluto prendere perché era una testa matta, ma non è vero, perché costavo troppo. Ti leggo qualche domanda da casa. Daniele dice: non ti sembra che gli avversari picchino sistematicamente te e Ramirez in modo tale che dovete uscire a metà partita? Questo per me può diventare un problema, cioè siete i due giocatori presi di mira, hai questa sensazione? È normale, abbiamo delle caratteristiche che si può prendere più calci di altri. Credo che siamo anche abituati e ce ne accorgiamo un secondo anche prima. Poi a 7 ti chiede: chi è oggi in Italia il migliore a tirare le punizioni, secondo te? Visto che tu, insomma, sei un esperto della... Io. Tu, giustamente. E poi Betta vuol sapere invece chi è il tuo parrucchiere. E anche quello di Nando. Non ce l'ho parrucchiere. Non ce l'ho io. Io faccio da solo capelli. Idem. Okay. Te li tagli anche da solo? Da solo. Davvero? Sì. Pensavamo fosse una battuta, bello. Infatti c'è qualche battuta... O mia moglie, qualche volta dietro perché non vedo. Comunque c'è chi ti definisce: Ale, sei una gran cartola, che a Bologna è un complimento, eh? Lo sai cosa... Cartolina vuol dire. Daniele da Pianoro. E poi c'è uno che ne ha mandati 100, tutti uguali, se lo ritrovo, insomma, vuole dire che dalla prima volta che ti ha visto giocare, mi sembra si chiamasse Mauro, sperava che tu arrivassi nel Bologna, visto che ne ha mandati tanti ci tenevo a leggerlo. Abbiamo scoperto che sei bravo a burracco, è arrivato un messaggio firmato M, puntato, che ti fa i complimenti perché sei un campione di burracco, è vero? Sono il campione della squadra e Marco Di Vaio impazzisce perché non riesce mai a vincere, è normale. È normale, quindi sì. Sta lì a rosicare, insomma. Sì, è normale. Beh, insomma, durante i ritiri vi allenate col burraco anche, sì, no? Sì, quando si può, un'oretta che il mister ci lascia giocare, sì. È l'unico momento in cui non gli fa l'assist, abbiamo capito. Te non glielo fai l'assist. È l'unico momento che di fiori, vola. No, l'unico momento che gioca incontro e litigiamo. Ok, vabbè. Bene. Senti, ma ho letto da qualche parte, tu hai fatto 2 gol sul calcio d'angolo, è vero? Direttamente, sì. Dal corner, sì. Sì. Quindi è una cosa che ogni tanto provi? Ma sono venuti casualmente, cioè credo, cacciato verso la porta, poi secondo me se fai gol a calcio d'angolo qualche responsabilità del portiere c'è. Sì, sì, sì.
Però giovedì non hai messo la palla nel punto luce che ti indicava Morandi alla festa del Bologna. Sì, ma era normale che su tre tiri l'avevamo preso tutti e tre e uno sbagliasse. Ed è toccato a quello dal piede migliore, sì, insomma. Era normale, credo. Ma a te andava bene anche quella soluzione che fece Bisoli a Torino, per esempio, non solo a Torino, anche in casa, mi sembra, no? Cioè di metterti, di farti giocare, ma sull'esterno, sulla linea di centrocampo. Ti andava bene anche quella a te? Oppure no? È meglio, preferisci questa fra le due? Partendo dal fatto che un giocatore quando gioca in Serie A, appena se ha la fortuna, siccome siamo noi, siamo 33, di giocare per me 11, è la persona più contenta che ci sia, anche se gioca in porta. E poi io in Inghilterra ho fatto il centrocampista puro, in Serie C ho fatto anche terzino, poi ho giocato mediano, ho fatto tutti i ruoli. Io dove penso, dove mi mettano e posso dare il meglio di me stesso, lo do. Io penso che ho la fortuna che mi alleno sempre a 2000 come tutti i miei compagni e quando arrivo la domenica io sparo tutto quello che c'ho dentro e non ho problemi che se dopo 40 minuti non ce la faccio più io chiedo il cambio, perché giustamente c'è un altro compagno che si è allenato come me e è pronto a dare il suo contributo. Quindi però questo... fra le due posizioni, voglio dire, fra le due opzioni, insomma. Sai, se gioco vicino alla porta sicuramente è più facile che provo a fare gol. Poi no, non è detto, perché tante volte è anche la casualità. Però ho visto che ogni tanto, a parte che vi cambia anche, no? C'è partire esterno, ogni tanto ovviamente, però ogni tanto anche Ramirez va a fare quasi il centravanti arretrato con Di Vaio, cioè c'è molto anche movimento fra voi tre insieme. Noi però non abbiamo punti, noi abbiamo solo punti di riferimento in fase difensiva, poi in fase offensiva siamo liberi di fare quello che ci fare e disfare. L'importante è la fase difensiva, perché in Serie A, come in tutte le categorie, in Serie A maggiormente l'equilibrio è tutto. Certo, per un certo periodo di tempo, brevissimo, si è parlato anche di ma Diamanti, insomma, per farlo giocare, ma e se facesse il play basso? Ah, è vero, è stata una domanda che ci ha perseguitato per... Siccome il Bologna mancava l'uomo dai buoni piedi a centrocampo, c'è un tempestato di domande. Diamanti potrebbe diventare Pirlo? Lui non lo sa perché non legge i giornali, quindi adesso glielo diciamo adesso. Però no, è penso un po'. Mai lo dice il Ciro. No, ti spiego il perché. Diamanti quando ha la palla tenta l'uno contro uno, perché gli viene di fare... Non può farlo il play basso. Il play basso, che è d'Agostino, non fa mai l'uno contro uno. No, ci va bene, però no, se io lo faccio perché giocare, se perdi palla sei rovinato. Lo so, però penso che Alessandro abbia la tesa, perché se faccio il terzino, gioco da terzino, se faccio il play, non faccio basta il dribbling non da trequartista. Però insomma, questa domanda che ci hanno rivolto in tanti, cioè secondo te, nelle tue caratteristiche, potrebbe essere una cosa che potresti sperimentare o proprio no? Cioè Pirlo nasceva davanti ed è stato arretrato e Mazzone ha avuto il merito, no, di inventare un nuovo giocatore. Non lo so, a me piacerebbe. Ah, ecco, già questo. Io a te non lo so, ma forse in futuro, non lo so. A me piacerebbe. È già qualcosa. Sì, fa 5 anni, 32, no, quando è un pochino, no? Mi piacerebbe. Perché c'è chi in passato l'aveva detto, doveva Diamanti, in prospettiva potrebbe fare anche questo tipo di gioco. Attento, ti è caduto il microfono. Ti è caduto il microfono. Adesso no. Io volevo sapere da Alessandro che piazza è secondo te Bologna? Tu che ne hai girate tante, sei stato all'estero, te la immaginavi così, cioè vivendola da dentro, calcisticamente parlando, com'è questa piazza? Piazza? Cioè? Cioè, cioè come città, cioè come ambiente calcistico in questo senso intendo. Ambiente calcistico, io penso che sono fortunato a stare qua perché è una città che si vive molto bene, dove io e la mia famiglia stiamo veramente molto bene, è un periodo molto felice per noi e penso che calcisticamente le cose possano andare meglio, perché ci meritiamo molto di più e ce l'andremo a prendere, perché te lo devi andare a prendere, che nessuno ti regala niente. Penso che la società è molto, molto presente, è molto, sta facendo delle grandi cose e sicuramente come noi giocatori potrà ancora migliorare, quindi io sono molto felice di essere qua. L'ho chiesto a te perché siccome non sei uno che le manda a dire, sei abbastanza diretto, allora non credo che tu faccia dei complimenti gratuitamente, Se... io dico quello che è giusto e quello
è quello che... Dove abiti? È la verità, San Luca. Ah, vicino a Bisoli. Sì, 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 sì. Bisoli sotto. Ah, io sto proprio a... Ah, tu sei lo sopra. Lo guardi dall'alto al basso, sotto, insomma. Ah. Ma perché lui quest'estate in ritiro ci ha spiegato un po' il suo rapporto con la stampa, è vero? Ha fatto solo un'intervista quest'estate, abbiamo chiacchierato un pochino, ha detto a me, io, cioè Brescia, mi avevano già rotto troppo le scatole, non parlavo più, perché ero diventato anche un po' quello che si fa male a Brescia, poi Diamanti, fa, insomma, hai un rapporto, o va tutto bene, come a Livorno, ci avevi detto, oppure se no non vi considero, no, come categoria. No, ma io... Come ti stai trovando adesso? Visto che si dice che a Bologna ci sono troppi giornali, si parla troppo, ma si ha troppe critiche. Io l'ho detto prima, io non sono una persona che fa colazione e legge il giornale, ma non per togliere niente, perché io so quando gioco bene, so quando gioco male, so quando la squadra ha fatto bene perché c'è vice allenatore o quando ha fatto male, quindi non ho bisogno di altre persone che mi dicano, che mi giudichino. Parlo per me, questo è il mio pensiero. Certo. Come io stasera qua sono venuto perché mi ha fatto piacere, perché me l'ha chiesto di stampa, sì, molto volentieri. Poteva, sta andando benissimo, come poteva anche andare anche poi non volevi benissimo. Conoscere il Cive, di la verità. No, volevo conoscere il Cive, che mi ha detto che è il personaggio numero uno di Bologna, ha detto andiamo a conoscerlo. Va bene. Dal vivo. Così mi ha detto. Bene. Certo, è vero. Quindi adesso qualche volta lo guarderai il lunedì sera, almeno il punto del Cive, i primi 5-6 minuti, c'è il suo assolo, quello è un momento... È il momento che però può far male quello, mi sa. Vabbè, però scusami, penso che anche Luca sia d'accordo su questa riflessione, il vostro lavoro... rispetto al passato, oggi ancora di più, è un lavoro che non può prescindere anche dal rapporto con il pubblico e quindi la stampa. Sugli allenatori non se ne parla rispetto al passato tantissimo, non perché voi dobbiate essere obbligati ad avere una relazione, però la stampa esiste ed è il tramite anche per comunque, no, dialogare con... Allora, la domanda è, qua a Bologna sono 5-4 quotidiani, 2 televisioni, sì, radio, ti trovi bene o no? Perché molti dicono troppe parole. Ma io sinceramente non mi lamento perché non so neanche perché parli se si dicono male, perché parlo pochissimo, purtroppo parli e leggo pochissimo. Purtroppo parli poco. Ma tu hai avuto una carriera dove non sei mai stato più di 2 anni nello stesso posto, la parte Livorno che ha avuto una certa continuità, è stato secondo te, sono state più le volte... che tu ti sei stancato della piazza o al contrario? Stancato della piazza? Sì, del posto, pure il contrario. A parte l'anno scorso non mi sono mai stancato della piazza. Gli altri sì. Poi io tu hai detto il pubblico per me è la cosa fondamentale, perché noi calciatori viviamo d'entusiasmo e l'entusiasmo c'è dal pubblico. Poi altre cose secondo me le porta via il vento, perché la prestazione un giorno, tanto si sa, un giorno sei un coglione, un giorno sei bravo, questo è il nostro mestiere, quindi è meglio essere tutti i giorni normale senza essere né un fenomeno né un coglione, questo penso io. E poi bisogna sfatare anche questa cosa qua di questa nomea che si è un po' tirato dietro, dai. Parlavo anche quest'estate, cioè di uno comunque, però capito, che può anche un po'. È normale, ma se in questo mestiere si dice tutti ciò che pensano, è normale che sta a testa. Infatti, io sto a casa e non leggo i giornali e non leggo i giornali e visto sono tornato. Non parla, è un peccato. Però tu stesso prima hai detto a Bologna non mi hanno preso 5 anni fa, probabilmente perché mi consideravano un po' una testa calda. Perché c'è questo comune pensiero, se è vero o non è vero? Sicuramente potevo anche fare una testa calda, avevo 20 anni e facevo le cose che facevano ventenni, però in campo ero sempre il solito. Normalmente io penso che ci sono delle persone che maturano a 16 anni, a 20, a 25, a 30 anni c'è chi non matura. Io sono maturato un po' dopo, però ancora non sono maturato, insomma, si può sempre migliorare e bisogna sempre migliorare. Ma testa calda, cosa vuol dire? Ah, non lo so, infatti... Perché, allora, a Bologna c'era uno con un carattere terribile, Ettio Pasputti, grandissimo giocatore, grandissimo. Haller era una cosa... Ma più in campo che fuori, vuoi dire? Ma in campo e fuori, in campo Pasputti, Haller anche fuori. Bulgarelli... Va bene, quindi fermo. Mi fermo. Quindi insomma è un pregio, è assolutamente dico, un pregio. E questi vincevano sempre. Che è l'unica cosa che conta. È l'unica cosa che conta. Siamo lì. Con delle liti fra loro. Perché sai anche
il mito del gruppo, che è una puttanata due di quelle. Gruppi. No, almeno due gruppi erano. No, vabbè, la Lazio ha vinto uno scudetto, si spogliavano in due spogliatoi diversi e si tiravano dei colpi di pistola. Più infortuni durante gli allenamenti, sì, che vabbè, durante il campionato. A Bologna, delle liti. Se le davano di santa ragione. A Bologna, due partiti. I Nilseniani, gli Alleriani, questo, quest'altro, eccetera, vincevano sempre. Ti volevo chiedere, Bisoli, che è un tuo estimatore, ti ha voluto qui, lo hai raccontato tu stesso. È anche un mio estimatore. Eh? È anche un mio estimatore. E dico, è un tuo estimatore, Bisoli, sì. E super estimatore, insomma, di te ha detto delle cose molto belle quest'estate. Molte grandi squadre ci invidieranno diamanti, lo ripeteva spesso nelle sue conferenze stampa. Quindi tu immagino che più di altri magari il suo esonero l'abbia vissuto con un po' più di tristezza, c'era anche un rapporto. Io il suo esonero l'ho vissuto con tristezza, però io come mister lo sa che questo è il gioco del calcio, è il lavoro. Io al mister gli voglio bene come se fosse mio fratello più grande, perché è così, siamo partiti insieme dalle zone molto 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 basse e siamo venuti su insieme, queste sono grandi soddisfazioni. Poi mi ha fatto piacere che mi ha rivoluto insistentemente e io ho accettato. Poi è normale che, come lo sa, lo so io, come lo sapeva prima lui di venire a Bologna o in Serie A. In Serie A se non vinci o se non fai risultati va a casa, è una cosa normale. Certo. Quella è guardate, voglio dire anche questo, lui è vero, si è inserito in squadra tardi. Primo, ha avuto un incidente molto pesante, perché io ho visto quando rientrava mi pare che ci fosse un giubbotto, sì, qualcosa, un tutore, perché aveva era faceva fatica che chi non lo sapeva diceva che era ingrassato, sì ma... sì, sembrava ingrassato, sembrava. Ma appena sono entrato, ma faceva dopo un minuto mi ha detto mangia meno tortelli. Senti, ci sono anche giocatori che partono subito dalla Serie A e altri che si devono fare una bella gavetta. Tu appartieni alla seconda parte, no? Tu l'hai fatto quasi tutte le categorie, tutte. Quindi c'è chi deve dimostrare anno dopo anno di meritarsi il massimo. Sai dove giocava Portanova? Sì. Sai dove giocava Portanova quando aveva 20 anni, 21, non mi ricordo, a Fermo, nella Fermana. Pensa alla gavetta che ha fatto anche Portanova. Ma credo che fosse in Serie B però quella Fermana lì. Si vede. Credo. Vabbè, credo. Tu l'hai fatto credo fosse in C. Il credo salto della C2 comunque, là, vabbè, è stato? Il salto della C2 là? Sì. Sinceramente io ho fatto 25 partite quell'anno lì in C2 e poi ne ho fatte 30 l'anno dopo. Per me non c'è la differenza, mi dicevano che ero matto, ma io non trovavo assolutamente differenza. Ho avuto un bel colpo in preparazione, però lì ho avuto fortuna che ho trovato Giampiero Ventrone, che era il preparatore della Juve. Lui, mi sono affidato completamente a lui e lui in un mese mi ha dato col mio lavoro, però mi ha dato una base importante per stare a quei livelli. E poi... ma sarà più bravo, cioè, voglio dire, non c'è differenza, si va veloce ugualmente, si passa la palla uguale, cioè si picchia allo stesso modo. Cioè. Ma io penso che la differenza tra C, B e A è che in C se tiri 10 volte fanno 3 go, in B ne fanno 7, in A ne fanno 9. La differenza proprio bravini sicuramente. Senti, no. Aldo ti chiede qual è stata secondo te la tua miglior partita quest'anno con la maglia del Bologna, secondo lui quella contro il Padova in Coppa Italia, secondo chi ci scrive Aldo, secondo te invece? Secondo me è stata quella con la Siena. Col Siena. Quella col Milan. Un conto è giocare contro Rossettini, un conto è giocare contro Boateng, col Milan. Poi ci scrive il tifoso che invece ha avuto in regalo il pallone da te giovedì, perché dice: ringrazio Alessandro per avermi regalato il pallone alla festa di Natale, io non lo considero un tiro sbagliato, ma volutamente l'ha lanciato a me e quindi va bene. Con quei piedi lì puoi fare quello che ti pare, tieni duro e facci divertire, questo è Andrea, insomma poi ci sono una serie di messaggi di incoraggiamento e di complimenti. Il piede. Cosa il piede, importante. Il piede. No, piede. Poi devo dare la pubblicità e credo anche di doverti congedare, presto. Vero? Il piede qual è? Il piede? Come? Il tuo piede qual è? Il tuo piede migliore? Col P maiuscola. Il sinistro. Ok. Parliamo del destro.
Parliamo del destro. Parliamo. Dai, parliamo. No, no, presentacelo. No, ci sono giocatori, molti mancini, hanno quel piede, magari divino, come Mariolino Corso, no? Divino. Il destro non lo usano mai. I mancini soprattutto. Sì. I mancini. Ma no, i gol più importanti l'ho fatti di destro io. Ah. Vedi? Quindi vedi? Li usi tutti e due. Vedi. So, vedi. Col Milan ha tirato di destro. Sì. Sì. Destro. Sì. Vedi che quindi la mia domanda sul destro. Quello no, era certo. Il gol della rabbia, quello col Milan. Cioè, dopo l'ingiustizia sei partito, sembrava. No, è stato un gol cercato da tutta la squadra perché anche lì, l'ho detto prima, forse il pareggio ci è stato stretto perché dopo la prestazione che avevamo fatto e la sconfitta era troppo per noi. Sì. Però sembrava anche che proprio stessi scaricando quella rabbia per le varie ingiustizie, sei partito anche la gioia dopo il gol. Ma l'ingiustizia può anche essere per prendere un gol quando non lo meriti. Certo, anche quel senso lì. Sì. Senti, invece l'attaccante trequartista deve essere un po' egoista, deve cercare i compagni, deve cercare di tirare in porta, tu quale? Penso che l'attaccante debba far gol e penso che il trequartista debba essere capace di capire quando deve calciare e quando deve fare l'assist, è lì che ci sono le categorie, penso. Ma cioè, se tu vedi la luce lì in porta, cioè il punto dove puoi mettere la palla, c'è divaio libero, che soluzione adotti? Così, cioè sei più per tirare in porta o se vedi il compagno ben piazzato che sta guardando, io do, è normale, no? Solo perché Di Maio sta guardando, se no tiravi, Tu sei in comproprietà, vero, tra Bologna e Brescia? Sì. Con l'opzione chi ce l'ha? Il Bologna, non lo sai? Beh, Guaraldi disse che se ne avesse avuto la possibilità avrebbe comprato subito l'altra metà. Ah, quindi disse, magari già al mercato di gennaio. Però ora non ho, quindi dovrò aspettare un po'. Un'esperienza duratura in una squadra ti piacerebbe? Sì, mi piacerebbe molto e spero che con tutto il cuore che sia la volta buona. Beh, ce lo auguriamo anche noi. Allora grazie di essere stato con grazie, noi, in bocca al lupo per mercoledì sera. Crepi lupo e buona tarda a tutti.